My friends, do you remember Egle, my mother? She reacted 1 year ago, almost, to Ghost Love Score live. This reaction, 9 months ago, she reacted to this one. Her first metal song ever, do you remember? Mamma, ti ricordi la primissima reazione che ti hai fatto alla musica metal? La primissima, la prima volta, se la ricordi o no? Eccoti qua. Guardate, guardate qua, my friends. This was the reaction to Nightwish band. Nightwish, quella band finlandese che con quella cantante tutta vestita di nero che ti fece tanta emozione, no? Quella volta sì. Che ci reagisti. Now we will check again Nightwish with my mother. Stavolta ci reagiremo di nuovo, ma ti faccio ascoltare la prima cantante, non questa nuova, la prima cantante di loro che canta un po' in uno stile lirico associato al metal. Cioè una voce da lirica. Sì, sì. È come Mattia Bazar che hanno cambiato. My friends, my mom is saying that Mattia Bazar, an Italian band, very famous for Oh, dolce vita che te ne vai. Vero? Sì. Vacanze romane, sì. Vacanze romane, Holidays in Rome, very famous song. My mom is saying that as well as Mattia Bazar, also Nightwish changed the singers. Yes, mamma, hanno cambiato tre cantanti, però una è stata di transizione, non la considerano quasi nemmeno, Annette Olson. La prima è questa che stiamo per vedere ora, e quella che ha recitato l'altra volta è quella attuale, Flori Hansen, eccola qua che è tutta soddisfatta, sì. Ecco da questa canzone. My friends, look here, and if you were missing this one, please go checking my mom reacting to Ghost Love Score, Flori Hansen, live, Wacken. You can't miss this one, but now, we are shifting into Nightwish, The Phantom of the Opera, Il Fantasma dell'Opera, The Phantom of the Opera, live, dal vivo, questa canzone, cantata dall'altra cantante che si chiama Tarja Turunen, e mentre è un nome finlandese. Sì. Tarja, ma Tarja Turunen, Turunen è il cognome. Mentre la cantante che avevi reagito l'altra volta è olandese, pur avendo aderito a questa band finlandese, è un olandese, quella alta, ti ricordi? Sì, sì. My friends, I was saying to my mother that Floor Jansen is from Netherlands, Paesi Bassi, mentre la prima cantante, Tarja, è proprio finlandese. Quindi, we don't waste more time, 3-2-1, mamma, non perdiamo altro tempo. Live, andiamo, dal vivo, andiamo. Il Fantasma dell'Opera, con la cantante originale, in uno dei suoi ultimi live con la band. Hai sentito che canto? E c'aveva un problema di faringite quella sera. Ma pensa a te, ha una voce meravigliosa. My friends, stupenda. She's saying that this is beautiful, absolutely marvelous voice, amazing. And I was saying to my mother that she was not in good health. She was having a kind of illness that evening. Sembra strano che poi abbia avuto. Il Fantasma dell'Opera qui nella mia mente, nella mia testa, nella mia memoria. E avevi visto come si sono commosse tutte le fan, in attesa. Avanti? Avanti, avanti. E si sente questo pezzettino bella. Qui e si va. We'll be right back.
questo è una specie di dialogo. Lui forse interpreta il fantasma. Ma lui è il bassista. Sai come si chiama? Marco, ma con la K. Marco Hietala, un capricorno che ora non è più con la band, anche lui è cambiato, ma è il bassista storico. Perché è un bassista cantava anche straordinario. Ha visto come ha interpretato la faccia Dark Vikingo? Sì, Dark Vikingo, anche The Mustaches of Marco Hietala, avanti, forward. Via le cuffie. Un dialogo fra loro pazzesco. She's mad of my twitch. Sembra di essere all'opera. Oh my si god! Si chiama il fantasma dell'opera. Ma sembra interpretazioni, voce, amazing, musica, gesti, vestiti, scenografia. Ma io dico, my mom is saying this is one of the most wonderful shows she ever saw in her lifetime. One of the best shows she ever saw in her lifetime. It seems to be really opera theater, you know what I mean? Representation. She's impressive. And she was in love also with Marco Hietala vocals. E ti sono piaciute anche le risposte del bassista con la voce, quindi bellissime. Mi è piaciuto il contrasto che c'è, e sono rimasta la parte sinfonica, le tastiere meravigliose, sì, l'atmosfera che creano, tutto, la musica, tutta la batteria, la band, tutta la band è straordinaria. Ma ti devo battere il ritmo. Mi hanno fatto proprio vivere questa canzone come un dialogo fra loro, accompagnato da questa musica che io chiamerei quasi divina, perché a me m'ha sconvolto. Oh my lord, my friends, she's saying this music here is divine. Mi ha preso proprio from heaven. È una musica che ti prende. She's loving it. Di la verità, mamma, hai ascoltato un sacco di band metal e ti sono piaciute quasi tutte, ma i Nightwish sono proprio la tua favorita. Sì, la mia favorita. This veramente is Nightwish is the ma guarda, band, straordinario quel bassista. Io dico una cosa eccezionale.
meravigliosa, mom, I understand. Grandiosa. Hanno buttato giù il teatro. Enormous performance, amazing performance. Mamma, ascoltami bene, guarda, ti posso capire, perché se io metto Giacomo James Phantom of the Opera, vedi? Questa è stata la mia reazione in lacrime quando ho visto la prima volta. Quindi, ti capisco. My friends, I reacted to this one and look, after the first vocals, I was crying. She's saying that the acting on the stage is amazing. Everything is amazing, is impressive. And wow, my friends, the best reaction ever. See you next time. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima. And do not worry, Florianzen fans, she will react more also to Florianzen, and do not worry. See you next time, my friends. Ciao. Ciao. Subscribe. Ciao. Subscribe.